Parliamo di moto armonico semplice quando un punto esegue un moto la cui legge oraria è definita dalla seguente relazione, cioè abbiamo che x con t è pari a per il seno di omega t più phi. Per quanto riguarda questa relazione, a, omega e phi sono tutte e tre delle grandezze costanti e in particolare possiamo andare a vedere che a è l'ampiezza del moto, mentre per quanto riguarda omega t più phi è la fase del moto. In particolare, omega viene definita pulsazione, mentre phi è la fase iniziale. Il moto armonico è quindi un moto vario in cui tutte le grandezze cinematiche che lo descrivono, e quindi x con t, v con t, a con t, che sono le leggi orarie, variano nel tempo. Il moto armonico, essendo descritto dalla funzione seno, che è una funzione periodica, è anch'esso un moto periodico, il cui periodo viene indicato con la lettera T. Definiamo infatti proprio periodo del moto armonico T come il rapporto fra 2π greco e omega. Da questa relazione possiamo quindi andare a definire che la pulsazione omega è legata al periodo t in quanto è pari proprio a 2π greco fratto t. In particolare possiamo andare a vedere che nel caso in cui omega assume un valore elevato vuol dire che il moto si ripete velocemente e il periodo t invece è piccolo. Se invece vogliamo considerare un moto lento, allora abbiamo valori di omega piccoli e valori del periodo t piuttosto elevati. Un'altra grandezza fondamentale che dobbiamo andare a definire per quanto riguarda questo sistema è sicuramente questo moto, è sicuramente la frequenza. La frequenza la definiamo come il reciproco del periodo e quindi la possiamo anche andare a definire come il rapporto di omega fratto 2 pi greco. Per andare a studiare il moto armonico in tutte le sue caratteristiche, possiamo quindi andare a scrivere quella che è la legge oraria che abbiamo scritto già prima, in cui abbiamo che x con t è pari a per il seno di omega t più phi. Andiamo a vedere come possiamo rappresentare questa legge oraria. La rappresentiamo nel grafico in cui abbiamo nelle ascisse proprio il tempo t e nelle ordinate la nostra funzione x con t e possiamo andare a vedere che questa è una funzione sinusoidale, è proprio un seno in cui assume un valore pari a 0 nell'origine e poi prosegue nelle sue caratteristiche fondamentali della funzione sinusoidale. In particolare possiamo vedere che il valore più alto che raggiunge la curva è proprio definito in funzione dell'ampiezza del moto armonico. Se vogliamo andare a valutare quella che è la velocità di un moto armonico, dobbiamo semplicemente fare la derivata della funzione della legge oraria nel tempo. E quindi facendo la derivata sappiamo che la derivata del seno è il coseno, dobbiamo però derivare anche quello che è l'argomento del seno e quindi la derivata di omega t è semplicemente omega. E quindi nel complesso abbiamo che la velocità v con t è pari a omega. Quindi la pulsazione per l'ampiezza per il coseno di omega t più phi. Per quanto riguarda la rappresentazione di quest'altra funzione, la possiamo andare a rappresentare in questo modo, in cui abbiamo che l'ampiezza della curva, quindi il valore massimo raggiunto dalla curva, è pari a omega per a, mentre per quanto riguarda la posizione della nostra curva, possiamo andare a vedere che è spostata rispetto a quella della posizione x con t di un angolo di pi greco mezzi. Un'ulteriore caratteristica e informazione fondamentale del moto e quindi anche del moto armonico è l'accelerazione. Per l'accelerazione, per trovarla, dobbiamo semplicemente fare la derivata della velocità rispetto al tempo oppure la derivata seconda della legge oraria sempre rispetto al tempo e quindi otteniamo che l'accelerazione nel tempo varia secondo la legge in cui abbiamo che è pari a meno omega al quadrato per a per il seno di omega t più phi. Se andiamo a rappresentare anche questa curva, possiamo andare a vedere che abbiamo una curva come quella rappresentata in rosa, in cui il valore massimo raggiunto dall'accelerazione è esattamente pari a omega al quadrato per a.
Per quanto riguarda quest'altra relazione, possiamo invece andare a vedere che è sfasata rispetto alla legge oraria e quindi alla curva che rappresenta la posizione del nostro punto materiale di un angolo pari a pi greco. Nel complesso possiamo quindi mettere insieme queste informazioni e dire che la curva che rappresenta la velocità del moto armonico è in quadratura di fase rispetto alla legge oraria, in quanto sfasato di un angolo di pi greco mezzi, mentre per quanto riguarda la curva che rappresenta l'accelerazione del moto armonico, questa è in opposizione di fase rispetto alla curva della legge oraria e quindi della posizione.